Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui alla UIL Scuola Rua, sede nazionale. Abbiamo Giuseppe D'Aprile. Buongiorno D'Aprile. Buongiorno e grazie. D'Aprile, allora, oggi si è sottoscritto il contratto collettivo nazionale della scuola e voi avete confermato la vostra non adesione, avete quindi deciso di astenervi dal sostenere questo contratto. In poche parole vogliamo ricordare per quale motivo avete preso questa decisione. Allora, i nostri quadri sindacali sono stati ascoltati durante centinaia di assemblee tra la firma dell'ipotesi contrattuale e la sottoscrizione definitiva di oggi. Oltre ai quadri sindacali abbiamo ascoltato centinaia e centinaia di RSU lavoratori, che sono coloro i quali fanno funzionare la scuola tutti i giorni. Il nostro congresso è stato contraddistinto da due slogan: rispetto e coerenza. Non aver sottoscritto il contratto per noi ha significato anche una forma di rispetto verso coloro i quali ci hanno dato questo mandato e una forma di coerenza anche rispetto alle azioni sindacali che appunto abbiamo fatto tra l'ipotesi e la sottoscrizione definitiva. I motivi ormai sono noti a tutti, l'abbiamo esplicitato durante questi mesi. L'ordinamento professionale ATA non ci convince, nulla sul testo che riguarda la situazione dei docenti italiani che insegnano all'estero, un indebolimento dell'autonomia didattica delle scuole. Principalmente sono questi i motivi che ci hanno indotto alla non sottoscrizione del testo definitivo, anche oltre a un motivo molto importante che è quello che riguarda le relazioni sindacali all'interno delle scuole. Ecco D'Aprile, adesso si apre per voi un periodo non difficile, però particolare. Dove sarete presenti a livello di contrattazione? Perché le conseguenze di questa mancata firma saranno in qualche modo, da alcuni punti di vista, inevitabili. Dov'è che la UIL Scuola Rua non potrà essere presente? Certo, un po' mi fa specie che in questo momento particolare si sta spostando l'attenzione sulla partecipazione della UIL Scuola Rua ai tavoli contrattuali o meno, invece di focalizzarla sull'aspetto politico della non firma. Ma nonostante questo vorrei fare delle precisazioni. La UIL Scuola Rua è un sindacato perfettamente in salute, ha una rappresentatività che sfiora il 17%, quindi opererei una distinzione tra quella che è la rappresentatività di un sindacato confederale e la non sottoscrizione e le conseguenze di una non sottoscrizione a un contratto collettivo nazionale del lavoro. Ci sono delle norme che disciplinano tutto questo. Direi che la domanda andrebbe rivolta all'amministrazione, nel senso come oggi, cosa farà l'amministrazione riguardo alla domanda che lei mi ha appena fatto. Una cosa è certa, l'ho anche esplicitato in un comunicato di stamattina: non siamo preoccupati per questo, perché noi abbiamo il 90% delle scuole italiane coperte dalle nostre RSU, che per forza di cose non potranno essere estromesse dal tavolo contrattuale. Poi tutte le conseguenze delle decisioni dell'amministrazione, insomma, le vaglieremo, le valuteremo, e comunque è una decisione che spetta all'amministrazione centrale, non all'amministrazione periferica. Una cosa è certa: la scuola continuerà a funzionare come ha sempre funzionato, migliore di prima. La federazione UIL Scuola Rua sosterrà il lavoro delle RSU, sosterrà anche il lavoro di tutti gli iscritti che svolgono, e anche i non iscritti, un lavoro egregio tutti i giorni, con le rivendicazioni che portiamo avanti in questi ultimi periodi, che riguardano non solo le rivendicazioni contrattuali, il tema specifico, ma ci sono tanti temi ancora da affrontare sui quali la UIL Scuola non perderà la bussola come ha fatto in questi mesi. Mi riferisco per esempio all'autonomia differenziata, mi riferisco alla questione del precariato, insomma tutti i temi aperti che vedranno una federazione UIL Scuola Rua meglio di prima, sempre più presente di prima sulle rivendicazioni sindacali, come nostra consuetudine. Per cui non abbiamo nessuna preoccupazione in merito, perché siamo coperte, ad esempio nelle contrattazioni istituto, dal lavoro egregio che fanno le nostre RSU, che saranno supportate dall'interno ma eventualmente anche dall'esterno, perché questo non ci impedirà, ad esempio, essendo un sindacato rappresentativo, di continuare
continuare a fare il nostro lavoro nelle scuole attraverso, per esempio, le assemblee, come facciamo di consuetudine. Il nostro motto è nelle scuole tra la gente, continueremo a fare questo, indipendentemente dalla decisione dell'amministrazione. Un'ultima richiesta a proposito di contrattazione, a livello nazionale con il Ministero, come pensate di procedere? Assolutamente noi non procederemo in alcun modo, ripeto, sarà l'amministrazione centrale che deciderà se estromettere o meno la Will Scuola Rua dalle contrattazioni nazionali. Qualora dovesse decidere ad esempio su un contratto mobilità di estromettervi, voi cosa pensate? Faremo le relative valutazioni con i nostri organismi statutari, come nostra di consuetudine, e soprattutto con i nostri lavoratori. Da un punto di vista politico ha fatto cenno appunto a un momento molto particolare. Ci sono dei disegni di legge, in particolare sull'autonomia differenziata e anche lo stesso dimensionamento, che in qualche modo da questo punto di vista vi uniscono alla battaglia sindacale della scuola in generale. Ecco. Voi pensate che a livello di un'eventuale mobilitazione di piazza potreste ritrovarvi con gli altri sindacati? Assolutamente nessuna preclusione. Ci tengo a dire che dal nostro punto di vista la parola rispetto è a 360 gradi. Io rispetto, e ci tengo a dirlo, le decisioni degli altri sindacati. Posso non condividerle, ma le rispetto e le rispetterò comunque. Questo non vuol dire entrare in competizione con gli altri sindacati, anzi assolutamente. Viva Dio che esiste la democrazia. Ogni sindacato la pensa diversamente, ma abbiamo dimostrato ampiamente, appunto anche sull'autonomia differenziata, che quando ci sono delle convergenze di idee su problemi che attanagliano l'intero paese, nessuna preclusione a iniziative con altri sindacati se la convergenza di idee è simile, diciamo. Ma l'abbiamo già fatto. Quindi chiudiamo con il contratto con cui abbiamo iniziato. Gli altri sindacati oggi hanno espresso un parere sostanzialmente positivo e migliorativo delle norme contrattuali, anche perché poi sulla parte del bilancio, dalla parte economica, non c'era molto da poter trattare se non poi decidere dove e come appunto indicare le somme appunto relative agli incrementi previsti dalle ultime leggi di bilancio. Però voi a livello normativo avete invece indicato addirittura degli arretramenti, dei peggioramenti. A cosa vi riferite in particolare? Allora, dal punto di vista economico, come tutti sanno, noi abbiamo sottoscritto la parte economica a dicembre 2023 perché ritenevamo che gli aumenti contrattuali dati in quel momento particolare dell'Italia sono stati aumenti significativi. Chiaro che non basta, perché abbiamo alle porte un altro contratto che sta per scadere e va rinnovato. Quindi fissata la parte. Sulla parte normativa noi avevamo fatto un'intesa il giorno dopo che abbiamo sottoscritto la parte economica, quella appunto di migliorare tecnicamente, ad esempio mi viene in mente quello che l'ordinamento professionale ATA, così come strutturato, secondo il nostro punto di vista, non trova la nostra convergenza, perché secondo me c'è una precarizzazione del personale ATA, oltre ad altri aspetti tecnici non di poco conto, come per esempio le relazioni sindacali, che col contratto purtroppo abbiamo suggellato alcune cose che potevano essere evitate di essere suggellate, potevano essere ridiscusse a favore del personale della scuola, che la fa funzionare tutti i giorni in modo egregio. Bene, con questo riferimento ai lavoratori della scuola ci congediamo con Giuseppe D'Aprile, segretario generale di Scuola Rua. Grazie al tecnico della scuola per l'intervista.